Tomei e Soprano sono ufficialmente i primi due colpi del nuovo Teramo targato Franco Iachini. Il portiere e il difensore sono i primi rinforzi del tecnico Bruno Tedino. L'ex estremo difensore della Vispesaro ha siglato un accordo annuale e sarà con ogni probabilità il numero uno titolare, almeno in avvio, coprendo le spalle a Lewandowski. Mentre su Gomis si fanno sempre più ridotte le possibilità di trovare spazio ed è per questo che anche il rinnovo fino a giugno 2020 potrebbe non essere più tanto scontato. Il difensore invece arriva dopo l'annata giocata con la maglia della Fermana e il suo rapporto con i colori biancorossi sarà triennale. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima ci sarà anche la firma di Carlo Ilari, che dunque rivestirà la maglia delle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 sotto varie gestioni tecniche. Il centrocampista tornerà a fare la mezzala, visto che a Ravenna continuano a sondare il terreno con Lorenzo De Grazia in scadenza, così come Nabil Caidi, che in questo modo tornerebbe a giocare a casa. Davanti l'idea è quella di Riccardo Martignago, che con l'Albissola out è libero di accasarsi altrove. Ufficiale anche il rinnovo di Riccardo Cappa. Infantino e Sparacello sono in stand-by, ma per il momento la sensazione è che partiranno per il ritiro, anche se sul centravanti in gol 9 volte in biancorosso da gennaio ci sarebbero degli interessamenti di altre squadre di Serie C. Si stanno configurando già i primi importanti acquisti, la società mano a mano inizia a prendere forma nel suo organigramma. Direi che l'anno zero l'abbiamo fatto, dai. Oggi non dico che l'anno uno, giorno uno, però insomma diciamo che sta partendo, la macchina si è messa in moto. Il nome di Bruno Tedino è la spia di un progetto che vuole essere già subito molto competitivo, però? Beh, sì, come ha detto anche prima Andrea in conferenza, Bruno Tedino ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Sarri, quindi vuol dire che è una persona molto metodica, molto pragmatica, una persona che lavora, studia, quindi sa organizzare il campo da gioco, è una persona visionaria e speriamo che ci dia degli ottimi risultati.